Trovo assurdo che dall'alto del governo non vengano date delle linee guida continuative per quanto riguarda tutto il comparto edilizio. In questi mesi avrei visto diversi miei video nel quale parlavo dell'opportunità di investire come privato, con il discorso della cessione del credito, che ti permette di andare a recuperare, specialmente nel caso di bonus di ristrutturazione, quindi il 50%, di attualizzare il rientro, lasciando qualcosina sul piatto, che va ovviamente a favore delle banche che acquisiscono, cedono il credito, però permette una buona perdita immobiliare. Tant'è che questo ragionamento ha permesso, ed è agli occhi di tutti, un rilancio del comparto edilizio in maniera molto forte. Che cosa succede? Che con la nuova legge di bilancio questi bonus sono in discussione da almeno un mese. E sì, ci troviamo qua in prossima scadenza dell'anno e nessuno sa che cosa dovrà succedere ancora sull'anno successivo. Quindi, per esempio, noi abbiamo delle proposte attraverso i referenti di zona attive che rimangono lì appese perché noi le vincoliamo al fatto che questo bonus e questa possibilità di cedere il credito vengano prorogate. 20 giorni fa si parlava dell'esclusione della cessione del credito, adesso se ne parla dicendo che potranno cambiare ancora i numeri. Si sta parlando di validazione dei prezzi, comprensibile peraltro, però i tecnici non sanno realmente che cosa vuol dire fare questa validazione. E quindi si è creato tutto un sistema imballato dalla situazione di chi comprerebbe se vuole cedere il credito, delle aziende che non sanno se prendere i lavori perché comunque per il cliente potrebbe essere una cosa di importante cedere il credito. Cioè, è un sistema che sta funzionando bene, sta portando grandi risultati al mercato. Non sta a me giudicare la produttività economica e il vantaggio nei confronti dello Stato, ma credo che l'indotto che sta creando comunque genera della ricchezza per lo Stato stesso. E quindi trovo assurdo che dobbiamo aspettare all'ultimo perché non abbiamo una programmaticità più lunga. Oltretutto, i soldi in Italia stanno arrivando e spero che riusciremo a utilizzarli al meglio, però la mancanza di chiarezza e di continuità rende difficoltoso operare sui mercati, insomma. Quindi trovo assurdo tutto questo. Fammi sapere la tua nei commenti qua sotto. Ti serve una consulenza legata alla gestione del patrimonio immobiliare o all'investimento immobiliare? Scrivimi la mail che trovi in didascalia. Ciao!